Ciao a tutti da Parafranz, finalmente benvenuti a questo video. Ci voleva il Covid per farmi fare un nuovo video. No, non è vero, non ho il Covid, ho soltanto una brutta influenza. Fino a ieri avevo 38 di febbre e finalmente oggi mi sono deciso a registrare il nuovo video. Ecco, in questi mesi si sono aggiunte delle mappe molto belle, tra cui Caporetto e il Monte Colovrat e il Monte Grappa. Questo ha sancito ovviamente l'ingresso in gioco dei tedeschi. Come potete vedere, se noi entriamo in caserma, abbiamo come prima Regno d'Italia e Impero Austro-Ungarico e poi in aggiunta l'Impero tedesco. Ovviamente per loro è stato tra virgolette un gioco da ragazzi perché hanno semplicemente preso quello che esisteva già negli altri giochi e l'hanno migliorato per raggiungerlo qui ad Isonzo. Mi stavo quasi scordando che oltre a Caporetto e a Monte Grappa c'è anche Montepiana, ma non è questo il caso. Oggi non vedremo queste mappe, anzi fatemi sapere nei commenti se volete un futuro video con sia il Monte Grappa che Montepiana, magari potrò farne uno che include entrambe. Ma oggi voglio mantenere il focus sulla Marmolada, perché secondo me è veramente una mappa mozzafiato, veramente bella, che racchiude tutta l'essenza della guerra in alta montagna, della guerra bianca che finalmente è giocabile. Andiamo a cercare una partita. Ecco, Montepiana. Montefiore era già esistente nella prima versione. Niente, Marmolada c'è una partita personalizzata, ma penso che per farvi vedere la mappa possiamo tranquillamente crearne una con i bot, così posso essere anche abbastanza tranquillo. Vedete, Guerra Bianca, Marmolada. Hanno già annunciato che più avanti ci sarà un'altra mappa, speriamo. Crea. Ecco qua, già potete capire in che contesto andremo a giocare. Comodità farei gli italiani che sono in assalto. Giustamente farei anche l'alpino, così siamo anche in mimetica e andiamo. Sentite già la brezza montana. Benvenuti al fronte, fratello! Ecco, un po' statici. Beh, ovviamente come Dategli è addosso! giusto che Ora! sia, caverne, camminamenti. Devo tra l'altro abbassare anche la grafica perché se no non riesco a registrare in maniera fluido. Un po' meglio, insomma. Qua vedete tutte caverne con punti in cui è possibile spiare il nemico. Ovviamente questi qua sono botte, quindi non è questo lo scopo del video di oggi, ecco, fare kill. Niente, devo abbassare ancora la grafica. Strano, perché purtroppo normalmente gira veramente bene questo gioco, incredibile. Ecco qua, un po' di tenda là di ghiaccio. Ovviamente abbiamo colui che ci aprirà i varchi nei fili spinati. Si vede che stiamo giocando contro i bot perché non è morto davanti al nemico. Eccoci nella postazione nemica. Bella. Aia. Ovviamente anche i bot non sono stupidi. Io sto morendo. Devo bendarmi. Ma penso che la mia corsa finirà qua. Ecco qua un altro tunnel. Munizioni. Oh, bello. Molto belli questi particolari delle camerate. Grazie. Oh, mi aveva appena curato. Adesso gira già un po' meglio. Non so come mai. E comunque vedete, ragazzi, che spettacolo di panorama. Pazzesco.
passerelle, un po' stile Sentiero dei Fiori. Qualche bug che purtroppo rimane. Già. Anche troppi dagli ultimi aggiornamenti. Molto bene. Niente, pensavo che con i bot fosse meno faticoso fare il video, non perdiamo tempo in queste robe qua. Inchiodateli su quella posizione, ragazzi. Vedete un po' di... se non ci ammazzano, un po' di sentieri di arroccamento. Mamma mia che miss bruttissima. Poi la prendo con la baionetta. Oh, che sorpresaccia. Mamma mia. Proprio bot. Sono proprio bot. Comunque potete vedere qua altre caverne. Generatori, giustamente per mantenere la luce nelle condotte. Non avevo caricato l'arma. Dall'ultimo aggiornamento... Niente, si è buggata l'arma. Dall'ultimo aggiornamento è possibile ricaricare l'arma anche se non si hanno terminati tutti i colpi. Perché effettivamente sia il carcano che il manlicher... Mi si è buggato il gioco, ragazzi. Non riesco a sparare. Finché non si esaurivano i colpi non si poteva ricaricare l'arma. L'unico modo era estrarre la clip e sostituirla con un'altra. Andiamo di scansare tutti i nemici. Portarsi in avanti. Oh, che bel deposito di munizioni. Posti di comandi con anche qua un po' di brande, veramente veramente realistico. Qua c'è una galleria di ghiaccio, fra poco scopriremo perché mi sono perso. Scopriremo come mai la marmolada è così famosa. Niente, pensavo, ah, mi ha fregato. La posizione, ragazzi! Ora! Ok, siamo già abbastanza avanti. Mi sa che ci eviteremo con la grotta e faremo il passaggio laterale. Vedete, qua ci sono grotte con le posizioni. Sì, 75 austriaci. O è un 105? No, 75. Ragazzi, guardate che resa grafica incredibile. Assolutamente una resa grafica veramente, veramente incredibile. Qua stiamo arrivando sulla cima della montagna. Così impari. Andiamo giù a curarci. Se ci fosse. Ma se ci fosse anche qualche compagno bot. Ecco, vedete che sta estraendo la clip con due colpi. Ne sta inserendo un'altra. Ah, il mio amato Vetterli. Hanno aggiunto anche, tra l'altro, quello con... Ma da dove? Con il calibro originale in 10.35. Colpo singolo, purtroppo, anche se esisteva la clip in legno e alluminio e acciaio, non mi ricordo, hanno preferito tenere il colpo singolo che era il 1872 e niente. Ottimo, abbiamo conquistato anche la cima della montagna. Ora possiamo affacciarci più o meno con tranquillità. Mamma mia se l'hanno appesantito il gioco durante l'ultimo aggiornamento. Ecco, vedete, queste qua sono le prossime postazioni che dobbiamo andare a conquistare. Muovetevi, topi di trincea! Ma direi che per il momento possiamo ritenerci soddisfatti, quindi ci vediamo una volta superate quelle posizioni e lì vedrete veramente la bellezza di questa mappa. Siamo arrivati già qua, ovviamente ricordo che giochiamo contro i bot, e stiamo entrando nella
rinominatissima città di ghiaccio. Altri cannoni austro-ungarici, questo qua se utilizzerete gli austriaci sarà giocabile. E entriamo un po' qua, ecco, nelle grotte di ghiaccio. Queste qua erano famose trincee di ghiaccio che davano sulle posizioni nemiche. Un po' di rifornimenti alla di ghiaccio, entriamo. Ecco qua, ragazzi. Vedete che spettacolo, tutto ghiaccio. E vi state chiedendo, ma sembra un gioco fantasy, tipo un Oblivion, uno Skyrim. No, ragazzi, era veramente così. Dai, vi faccio vedere anche che ci sono i crepacci. Olè! Finito nel crepaccio, ovviamente. Se finite nel crepaccio, come è giusto che sia, morite. Non è un crepaccio di quelli profondissimi, ecco, volendo essere così precisi, se finisce lì ti tiravano su con le corde. Però ci sono questi crepacci che vengono da una parte difesi dai nemici. Qua un po' di passaggi laterali. Qua un altro crepaccio, ecco, questo è veramente profondo. Passerellina, e vi capiterà di dover costruire questi ponti di collegamento tra un punto e l'altro, ma anche tra un, fra poco lo vedrete, tra un crepaccio e l'altro. Dov'è? Nostri che si minacciano. Mettere un ambiente, orca paletta, un ambiente veramente veramente emozionante. Io penso che, non potendo tutti andare sui ghiacciai a capire quelle, ma nemmeno io, perché non ne ho le capacità, non sono una guida. Attaccate! Qui possiamo apprezzare che cosa poteva essere combattere sui ghiacciai. Ecco qua il ponticello, giustamente difeso dai nemici. Oh, prima che lo baionettassi, porca paletta. E ci riproviamo. In verità questo qua è il settore intermedio, perché una volta superato questo settore c'è l'ultimo punto. Mamma mia, cosa succede? Adesso direi di passare a lato. Vedete, un ambiente glaciale veramente veramente. Oh, non entrano i colpi neanche con i bot. Veramente mozzafiato. Dalla parte di ghiaccio scavato, questo qua è il punto da dove arrivano i nemici. Ricarichiamo. Adesso mi ammazzano sicuro. Guarda, ma già visto. Bello, quel suo contrasto del bianco della neve con i sacchi di sabbia, veramente veramente incredibile. Diciamo un po' così di goliardia. Avetemi, topi di trincea! Potete immaginare che freddo vivere in queste baracche. No, non possiamo capirlo, possiamo appunto immaginarlo, e sicuramente questo gioco un po' aiuta. Che si dica, che si lamenti la gente, che questo qua è un videogame. Sicuramente è un videogioco, non è la realtà. Ah, un vicolo cieco, non l'avevo mai visto. Ecco, questo qua forse è un po' romanzato, ecco, con gli spuntoni di sotto così. Sono una baracca che è stata distrutto da una valanga. Ce l'avevate davanti però, Attaccate! Schwarzlos, nonché la mia arma preferita. Usiamo, sì, il Vetterli lungo, dai, usiamo il Vetterli lungo. Così
possiamo apprezzare un po' di polvere nera. Ecco, mi sono incastrato. Calibro 10,35. Calibro nativo vertigo. Oh, una bella fumera. Ecco qua, colpo singolo. Bello, bello, bello. Quando... Dai, dai. No. Oh. Al termico hanno aggiunto la Tettoni, revolver italiano. E in verità nient'altro di così entusiasmante. Il pacchetto di skin, alta montagna. Dov'è che è? Perché ovviamente l'ho preso. E sì, con queste barbe molto... Come si dice? Da persona che non vede la civiltà da mesi. Effettivamente succedeva questo. Troverete anche qualche capo d'abbigliamento un po' raffazzonato. Quello che riuscivano a recuperare dalle case abbandonate. Quello che gli veniva mandato da casa, che non c'entrava con l'abbigliamento d'ordinanza. È veramente è stato fatto veramente un bel lavoro. Via, 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 via. Oh! Alla baionetta! Sì. E questo qua è il loro punto di comando. In una baracca gelida. Venivano utilizzate le stufe, ma con meno 40 gradi una stufetta a legno era difficile che facesse qualcosa, soprattutto quando la casa non era né coibentata né a tenuta stagna, ecco. E lanciamo un po' di razzi di segnalazione. Comunque è prevista in futuro un'altra mappa relativa alla guerra bianca e una nuova modalità di gioco. Io spero una guerra dei ghiacciai come quella del 1916 sull'Adamello. Speriamo qualcosa di simile. Io spero ovviamente che mettano l'Adamello. Non siamo in pochi a scriverlo nei forum e a commentare. Speriamo ci ascoltino, ma già per me questa qua è una mappa spettacolare. Veramente, veramente spettacolare, che fa capire che cosa voleva dire combattere in montagna, in alta montagna. Uè, uè, uè. Via, 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 via. Ma no, pure da dietro. Dove sei? Niente. L'è andata così, l'è andata così. Ci siamo. Non la vinciamo. Non la vinciamo purtroppo. Questa mappa è abbastanza bilanciata perché i primi punti, quelli dove devi scalare un po' la montagna, sui sentieri d'arroccamento così, sono molto facili da attaccare. Il punto intermedio mica tanto, ma è molto facile da difendere. Quindi anche se c'è possibilità di accerchiarla, che è quello che faremo adesso, proviamo assaltatore, mancano 40 uomini. Villar Perosa, la nostra spaccamela. Io non ho ancora capito perché non ci sia la Sipe come bomba a mano principale del gioco, ma probabilmente è stata una scelta stilistica. E quindi piuttosto che la Baldari, che ci mette un quarto d'ora ad innescarsi, utilizziamo la spaccamela, che è un po' meglio. Il problema è che adesso non beccherò qualcuno e mi fregano. Perché fuoco non mirato, st'arma qua è un po' difficile, soprattutto da in piedi. Ci proviamo a prenderli da dove nascono. Oh yeah. Ecco, se riuscite a raggiungere questa posizione in multiplayer, qua fate veramente i punti. E sono morto.
Indietro, indietro, indietro. Caricarne uno di fianco, sicuro. Perché i miei amici sono inutili. Ci bendiamo. Ah, e vedi. Di fianco. Veramente. Niente. Però vedete, Villarperosa, quando vi posizionate in un punto, è veramente, veramente efficace. Più del loro Madsen, che io non riesco ad utilizzare. Dategli addosso! Ora! Mi spiace che purtroppo non sia riuscito a trovare una mappa popolata da giocatori reali. Niente, abbiamo perso anche, pure con i bot. E niente. Io spero che questo focus sulla mappa Marmolada vi sia piaciuto. Possiamo Io aver vi perso invito questa veramente a battaglia, comprare ma questo non gioco la perché questo perdo. gioco merita veramente tanto. Capisco i bug che ci sono, capisco che su console forse non sia il miglior gioco da giocare, ma sono un gruppo di 4-5 ragazzi, adesso non mi ricordo quanti, quindi non c'è dietro un Electronic Arts, una DICE che produce un gioco dove può metterci milioni. Sono persone che hanno un budget veramente, veramente limitato e fare tutto questo lavoro di ricerca. Quante medaglie! Mamma mia, c'ho il petto! Mamma mia! Vabbè, dai, basta sto casino. E penso che veramente si meritino questi 29 euro. Poi è quasi sempre in sconto questo gioco. Quindi io vi invito veramente a comprarlo perché ci sono tanti, tanti pro, tra cui veramente l'ambientazione che è veramente spettacolare. Se avete voglia di montagna, va bene, ok, non è il bello perché la guerra e tutto, ditemi quello che volete, però è veramente un piacere per gli occhi. E la mappa che seguirà è una conferma. Io vi ringrazio per essere arrivati a questo punto del video, ci vediamo alla prossima, vi ricordo ancora di lasciare un like, commentare e se volete altri video su Isonzo scrivetemelo nei commenti. Vi ringrazio ancora, ci vediamo alla prossima, ciao!